Buongiorno, il Mad Max Pinskin, con le calze con sopra gli avocado, così teniamo sempre gli acidi grassi vicino. E sto contento. Parliamo innanzitutto del bodybuilding, delle minchiate, stronzate, esperienze di vita e storielle, ne parliamo dopo. Aspetta, com'è che fanno tutti quanti? Evidentemente lo schiaffo deve essere una cosa che si sono tramandati tra scemi. Benvenuti in questo nuovo video. No, potresti anche essere uno che mi sta sulle palle, non sei benvenuto comunque. Campanelle non ce n'è e iscrizioni, fogli sono finiti. Comunque, ecco, vediamo se la signora fa in modo che il cane mi piscia sulle gomme. No, siamo fortunati. Di cosa si parla oggi? Brevemente, per tutti quelli che non hanno voglia di ascoltare, per tutti quelli che non hanno tempo, ma vogliono quagliare, minchia, fa anche rima. Vedo che la disposizione oggi è di dover a tutti i costi prendere qualche merdata per poter andare avanti. È inequivocabile, non c'è niente da fare. La predica dell'allenamento serve a ben poco, nonostante sia molto valida. Poi alla fine tutti quanti fanno le loro cose, io per primo, per cui di conseguenza dici, ma che cazzo, voglio provare anch'io, che cazzo vuoi? E io ti dico, ok. Non ti affidare ai malati di mente, steroidi a vita, quelli che magari li vogliono prendere davvero a vita, e sarebbe veramente una grossa inculata prenderli a vita. Prendere un farmaco per tutta la vita, sempre, anche che ti salva la vita, è sempre una grande inculata, perché il corpo diventa sensibile a quel farmaco, a tutto. Niente, anche il camion vuole venirmi nella fiancata, li ho trovati tutti io, rompi coglioni, ci va bene. Stando fermo, pensa se andava. Quando stai usando determinate cose, come diceva uno adesso sotto i commenti di Marzolla, dato che abbiamo preso questo nuovo cavaliere dell'Apocalisse nuovo. Dice, ma questo ha un effetto placebo, questo turchesterone. Allora, mollando il turchesterone, di cui non ce ne fotte più un cazzo, voi che avete fatto questa storia pagherete pegno, è una presa per il culo, è stata un'invenzione, una cazzata presa da tante parti. Poi alcune persone hanno fatto siti che sono andati in quel del canton de non si sa in quale cantone svizzera, diciamo dalle parti di Flavio, e basta. Per cui accantoniamo un attimo questo discorso, che magari riprenderemo nel prossimo video, perché nel prossimo video vi faccio mettere le mutande quelle stagne, perché vi faccio pisciare addosso. Quando una persona prende o assume una sostanza, lasciamo stare le parole tecniche, che tanto non so che esoge. Quando tu ti cacci testosterone in culo tramite una siringa dall'esterno, te lo sei comperato, sono stato abbastanza chiaro? Ok. Che cosa fai? Cosa fa la tua mente? Nessuno ha pensato agli effetti psicologici di questa sostanza, oltre a quelli fisici. I psicologici sono molto più forti. Ricordate che la mente comanda tutto. Ci sono persone nate con metà cervello e con quel lobo hanno sistemato tutto il resto. Chiaramente sono cresciute così. Il cervello ha dovuto essere nella fase della crescita. E chi non aveva chiaramente metà cervello, cioè come faccio a vedere dall'altro occhio? Il cervello aveva creato collegamenti anche per sopperire all'altra parte di cervello. Ci sono dei poteri mentali completamente ancora sconosciuti, perché oggi la gente la testa non la usa più. Noi abbiamo avuto una deevoluzione, non siamo evoluti, ammesso chi crede l'evoluzione, siamo diventati più scemi.
le edicole, non si legge, non si fa, è tutto tramite questo strumento malefico. Ti adegui, ma arrivi da un'altra società, per cui sai come allenare, diciamo, la mente. Alcune persone prendono il telefonino, lo accantonano e leggono un libro, sentono una storia, chiudono gli occhi e cominciano a far andare qualcosa che non ci sarà mai più, l'immaginazione e l'originalità. È per questo che se faccio una scorreggia la fate tutti quanti. Comunque, mi riferisco ai Fit Ninja. L'aspetto psicologico di chi prende queste caramelle, che cosa succede? Che poi non sono quasi mai pastiglie, quasi mai sconsiglio anche per un passaggio a livello del fegato. Anche se tutto passa per il fegato, per cui i pre-workout fatti di Anadrol, stupido steroide a vita, non possono essere assunti subito, perché devono avere il loro tempo di assimilazione, che è di solito un tempo che va da, non so, 24, 48. Per cui tutti quanti voi, quelli che prendete pre-workout e roba per boom, non servono a un cazzo. Intasano un sistema che già sta lavorando con delle sostanze oleose, tra l'altro. Bisogna stare attenti innanzitutto all'embolia oleosa, per cui a tutti i fai da te dico, non è una cosa assolutamente complicata, ma insomma, all'occhio. E alcuni di questi farmaci vengono consigliati combinati insieme. Io lo so benissimo, lo so, ho provato. Altri non devono avere nessun tipo di interazione. Anche lì l'ho provato. L'ho visto sui campioni, perché siamo andati sul palco insieme, l'ho aiutati a fare questo, a delle donne anche. E come non si tocca la vitamina C con un cucchiaino di ferro? Perché? Perché distruggi tutto. Adesso starti a spiegare che cosa distruggi. Fa in tempo a rugginirsi la panda, cribbio. Ok, aspetto psicologico. Per cui, sapendo che hai un qualche cosa che ti può dare dei guadagni giornalieri, sti cazzi, giornalieri, e che questi giornalieri sono sempre di più, giorno per giorno, per cui non è che si diventa grosso e poi ti, no, si sommano questi piccoli mattoncini per diventare qualche cosa di molto più grande, molto più voluminoso, molto più, raramente molto più bello, perché la gente che fa queste cazzate da 10-12 settimane non ha ben presente che cosa c'è, l'allenamento. L'effetto placebo ti fa allenare molto più forte, assolutamente, molto di più, perché hai anche più resistenza. Ma se la gente sapesse come si sfrutta una stronzata del genere che vi siete messi a fare, si metterebbe le mani nei capelli. E che invece del 100% potreste prendere il 300%. Non sono uno che è arrivato all'Olimpia perché non vuole strafare con le forme. Ho avuto il modo di avere tanti soldi in tasca, non sono mai andato al di sopra di determinate quantità o grammature che poi potessero fare grosse stronzate. Negli ultimi anni, da 38 in poi, diciamo che mi sono fatto una cultura maggiore, per cui si è. Abbiamo rifinito di più, abbiamo messo qualche cosa in più, nonostante comunque le masse erano già, anche alle prime volte erano già evidenti. Chiaramente lavorandole devi abbassare un po', devi togli, metti. Insomma, se uno è un 51, è passato 52, 54, quando una volta superati i 100 kg sono arrivati 50, quasi 54. E comunque le panche sono, le spalle devono essere tutto in proporzione, così come la vita, anche le gambe, tutto il resto. Dopo, anno per anno, si definisce e si crea una mioplasia che poi rimane.
purtroppo ci sono anni, anni, anni. Questo è uno sport molto, molto, molto che non è tutto e subito e devi coltivarlo per tutta la vita. Questo è un lifestyle, uno stile di vita. Ma se la gente sapesse che se si inietta determinate cose e poi sono tutti quanti con la solita quantitativo, 500 compri, probabilmente perché hanno sentito sempre Igor, aspettando sempre che il Kraken se lo porti nelle profondità marine, poi quando succedono qualche cosa, ma sì, questo è già il secondo che devo dire, ma sì, sono in un mare di guai. Perché? Ma perché non ho pagato o perché comunque Igor mi ha rotto i coglioni. Ma Igor, sai che non mi interessa frega un cazzo, poi tra l'altro sei in Colombia, non te ne fotte un cazzo, né di questo paese né delle sue leggi. Non che tante volte siano cose particolari, però insomma, se ti si può dare una speronata sulla chiglia, te la do io. Perlomeno se una deve dare un consiglio a un ragazzo che è già in ballo e vuole uscire dal ballo indenne, oppure dice... E io ti dico, stai facendo una cagata, ci sono una valanga di milligrammi di troppo. Quello è un bene che si può fare a una persona, anche perché il troppo storpia, il poco fa poco e c'è una via di mezzo. Molte volte non c'è bisogno di straffare né con le molecole né con le grammature, ma i recettori stanno bene così e devi aggiustare la radio, l'ho già detto, una modulazione di frequenza. Di qua spara troppo, come si dice, di qua non sento un cazzo. Se metto un volume che mi permette di sentire la radio bene, in modo alto ma pulito, pulito vuol dire che sento tutti i suoni, riesco poi a bilanciare bassi e tutto il resto, creare quello che devo creare. E poi da quel tipo di settaggio creo l'esperienza. Creo l'esperienza. Se comunque la storia è fondamentalmente quella, se una persona sapesse che quando usa determinate cazzate deve spaccarsi il culo, come lo dico io, se ti saltano i fondi degli occhi, a me saltano. I capillari, cioè ho dei capillari rotti un po' dovunque, soprattutto nelle grosse sfere. Cioè, ho fatto addirittura dei piccoli tagli sulla pelle perché la pelle non conteneva, che ne so, il bicipite, una roba del genere. Arrivano dei pompaggi tremendi, soprattutto se tu sai indurre quel pompaggio. Non è da tutti. Ho visto gente che si fa queste cose, sono sacchettini di acqua. Ragazzi, avete perso una cosa indietro, sono nate un sacco di cagate che vi stanno portando via dalla stessa, perché il turchesterone esiste da 30 anni, non se l'è mai cagato nessuno, ci sarà un motivo. Probabilmente, vabbè, lasciam perdere. Comunque, se una persona rischia il buco del culo e muore con delle sostanze dopanti, che non sono in polvere, che sono liquide, oliose e sono, insomma, puzzano di frittella di fiera, quella del Luna Park, ci sarà un cazzo di motivo. Allora io dico, sapete il culo che va fatto dopo? Non è lo stesso, non siete più natural. Potete lavorare in multifrequenza, potete lavorare in qualcosina più in alta ripetizione, anche se io raccomando la fusione delle due col mio allenamento. Io lo so già, l'ho visto in 1000 allenamenti, non arrivano da nessuna parte. È come un coito interruptus il vostro allenamento. Invece, allenandosi, facendo determinate cose, porta ad avere dei risultati che sono già tosti di naturale. Quando uno vuole andare fuori dal seminato, perché? Perché ha questa predisposizione, deve farsi il culo che è. 5 volte tanto. 5 volte tanto. E comunque, torniamo alla base, portiamo i cagnolini a fare un giro e rimaniamo con questa storiella. Così poi vi introduco.
Il video che faremo dopo di questo, sempre oggi in questa giornata, dove si risponderanno delle storie su Instagram del signor Marzolla. Dice, fa vedere che io voglio fare massacrare tramite video. Sì, certo, voglio massacrare i bugiardi e le persone che truffano e magnano sulle spalle della gente, sulle speranze della gente, sui sogni della gente, sui soldi della gente. E vi racconto una storia. Un giorno un figlio, un grande stronzo, aspettate, non fatemi usare un linguaggio che poi è povero di spiegazioni, povero di pathos, io invece ne voglio mettere uno che ti faccia capire. Un vero figlio di puttana, cioè un come si può definire, un personaggio che non si piega e non si spezza, molto tosto, senza, con dei valori, con dei codici, ma comunque una persona che uno da non rompere, che non, meglio non rompere i coglioni, mettiamola così. Sta andando per la sua strada e un pischello con la macchina del papà, boom, gli passa davanti e a momenti lo manda a sbattere per evitare. Lui comunque si sposta repentinamente, bello, un bel riflesso, per un pelo di so io cosa. Questo non va contro un semaforo. Questo ragazzo, insomma, si fermano più o meno tutte e due, l'altro si deve fermare per forza, scende per controllare che cosa è successo all'auto, anche perché non essendo ricco dice cazzo, mo sono cazzi miei. Questo si ferma col braccio fuori, appena appena guarda, giusto perché questo si è sceso e gli ha tirato dietro il primo santone, e poi prende e lo manda a fare in culo. Questo non capisce più nulla, gli salta proprio la mosca al naso, gli entra il nos nel culo, non lo so, ha mangiato una scatola di spinaci, sa il fatto che salta in macchina e gli corre appresso prima perché è un danno, secondo perché si è preso un baffanculo da un ragazzetto che di 20 anni che probabilmente non ha neanche la patente. Questo corre con questa macchina molto più veloce della sua, però sai com'è, hai presente quando la vita si interpone, tu pensi di poter fare quello che vuoi perché hai una macchina con 300 cavalli e perché tu sei tu e lui è lui, un coglione qualsiasi da dover buttare dentro un gabinetto o da non calcolare. Morale della favola: Dio, il creato, le congiunzioni astrali vogliono che ci sia una fila in fondo a quel cazzo di vialone dove lui apre perché cavalli ne ha, finisce. C'è una fila tremenda, un toppo al semaforo perché c'è un incidente. Questo fa un ghigno tipo Satana, o tipo quello che mi ha mandato Arnold a me, tu ragazzo, e mi ha mandato la foto quando ho conosciuto Arnold. Mi ha guardato come per dire che cazzo vuoi. Poi quando gli ho fatto vedere la foto di lui che si allenava con l'Arm Blaster, ha fatto una sorta di, un po' di torna, una semiparesi, non è neanche un ghigno. E io ero, vabbè, era un fest, deluso un po' perché mi avesse trattato velocemente. Comunque mi fa, questo fa lo stesso ghigno, si scrocca per bene le dita come Kenshiro e
questo vedi che mentre fermo in coda dietro una coda in un vialone, su un vialone chiaramente che non ha altri ingressi o altre uscite o congiunzioni a raso, cerca di fare la retro per uscire incontro, se probabilmente ha visto questa persona. Generalmente le persone codarde scappano e hanno paura di sistemare i danni che hanno fatto, cerca di fare di tutto per cercare di andare in retro, mentre questo poi alla fine, diciamo, riesce a, si ferma. Non fatemi dire come l'ha fatto fermare quello, perché è meglio di no. E scende questo ragazzino che si chiude dentro la macchina. Non ha capito che questo ragazzo non ha voglia di scherzare, in più per tutto il tempo perso, per la macchina ammaccata e per tutto quanto, non ha proprio voglia di scherzare ed è arrivato a un livello di soglia dove non gliene frega più niente, non gliene frega più un cazzo di conseguenze, di atti che magari possono andare un po' oltre, che secondo me sono solamente giustizia, non è vendetta, non è niente, solo giustizia, karma che cala dall'alto come una mannaia subito e spiccia come un pagamento online postale, come una ricarica di PostePay, come una punizione di Zico, come un fulmine, un tuono, tutto al volo e subito, tac. Allora questo si chiude dentro, rimane non so a fare che cosa, riesce a fargli aprire la porta, chiaramente niente di violento, perché nel frattempo quando un uomo vede un ragazzo che si piscia letteralmente nei pantaloni, perché quello successe, l'uomo che cosa fa? Decide di calmarsi e dire: sei un povero coglione. Quello si offre di tirare fuori i soldi per mettere a posto perlomeno quel qualcosa che può. L'uomo decide di lasciare perdere perché non è niente di grave e perché dice che il pezzo ce l'ha a casa. Doppia figura di merda. Questa storiella vuole far introdurre poi il video che manderò dopo sul vostro Sure Marzolla, che continua le sue piccole crociatine senza fondo, come le continuava Cattivissimi, che adesso sta facendo troiate su troiate su troiate, avendo consumato le idee, quelle vere, quelle che potevano portarci da tante altre parti, averle giocate così, magliette, musica, non gli avevo detto di fare così. E vi faccio sentire una conversazione, non so se si può o no, ma chi se ne frega, su di un ragazzino spocchioso che risponde a una mia, che va avanti a una mia, chiaramente cominciando a contattarmi, va avanti con una conversazione che diventa strana, diventa una presa per il culo, uno sfottò, e c'è da ridere, c'è tanto da ridere. Spartania dopo.